Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la guerra delle trofie e Kilbane, ha ammazzato una delle due gemelline. Questo vuol dire che la nostra prossima missione sono lucciole per papponi a 3 km da qua, fantastico. Sì, what were you thinking with those strippers? Man, those morning star bitches had me locked up for so long. How was I supposed to know? Forse non dovevi ingaggiarle? Got an idea for that? Oh, indeed I do. Do tell. Arrivo subito allora. Eccoci arrivati. Certo. All'improvviso dal Senato partì un video di Tifa. Ma la signora... Ok, no, niente. Sembrava fosse una texture sbagliata. Niente, scusate. Those responsible for this act of terror will be found and held accountable. Certo. The Stag Initiative marks a milestone in taking back the streets of America. Bravo, bravo! Stag Initiative. If it's free porn for everyone, I am down. I am down. So what's the lead? Oh, I got you hooked up, Slim. Very discreet. La schiena. Boogie bus. To kick the morning star right in their collective buzzer. They have an auction tonight. Flash the car. You ring. So what? I pretend to be an eccentric millionaire. Kinda. I'm gonna auction you off as a Fuck that. Oh, quit being a bitch. Sorry su quel cazzo di furgone. Ma noi non contiamo niente in questo mondo. Loro ci dicono e noi facciamo. Non siamo il capo, siamo i galoppini. Smette di fare la fighetta e sali su quel furgone. L'unico vero problema di sta missione è perché ci ha drogati. È l'unica cosa che mi chiedo. Ciao, eccomi. esatto. Ehi là. Il fucile a pompa finché non lo potenziamo è pressoché inutile. È pressoché inutile il fucile a pompa finché non lo miglioriamo. Eccolo lì. Che schifo. Mamma mia. Quanta bella gente, madonna mia. Una testa del genere sul marmo. Oh, scusami Zimos, sul marmo sicuramente fa male. Cado. Ecco fatto, allora aspetta che c'è un cecchino. Se riesco a puntarlo, ma con sta vista tutta sminchiata è difficile fare qualsiasi cosa. Questo è quello che prova Shondi. Direi di sì, amico. Allora, amico mio. Ecco fatto. Giù per terra. Grazie delle munizioni. Fanno... Aia, bastardo. Che fanno sempre comodo. Soprattutto se adesso le usiamo. Oddio. No. Non è proprio fattibile usare il fucile da cecchino in questa missione. È zero totale. Aspetta che arrivo. La madonna. Non vedo? È un problema. Ecco fatto.
Oh. Ecco qua, ci siamo liberati della maggior parte dei cattivoni. Direi che cosa buona è stata fatta, no? Ecco fatto. Morti tutti. Oh. Cambiamo anche arma, giusto per sfizio. No, non è qua che dobbiamo andare prima che qualcuno decida di usare qualche giochino su di me. Oh no, ho sbagliato direzione. Ecco qua. Un po' di munizioni, cerchiamo di salvarle che ci servono. I'm naked? Sono nudo? Mi dispiace dirtelo, ma sì, sei nudo. Dobbiamo scendere ancora. Eccoci arrivati. Cerchiamo solamente di non svalvolare in questo momento, che le munizioni ci servono. Ma tu eri nascosto nel buio, non ti vedevo. Pam, in faccia. Ecco fatto. Dai, crepa. All'inizio veramente le armi fanno niente di danno. Dai, esci fuori. Non fanno proprio un cazzo di niente di danno. È un problema. Ecco qua. Non ha neanche senso mirare perché abbiamo tutta la vista sminchiolata, quindi veramente non si mira. Non riusciamo neanche a mirare decentemente. Pam! Che dolore. Ehi là, gigante, ciao. E non possiamo neanche spararle. Non avevo pensato avrebbe neanche funzionato la prima volta. Ah, ops, personaggio sbagliato, ho sparato. Sage can't lose. Madonna mia, ste Molotov hanno un raggio d'azione infimo per ora. Dobbiamo potenziare anche questo. Dammi un secondo, Zimos. Ecco fatto. Ecco qua. E ora vai giù di pistole. Con le pistole vai sul sicuro almeno. Madonna mia, la pestata a sangue questa. Bravissima. Uff. Gigante in arrivo. Uff. Risolto tutto. Andiamoci a prendere. Dov'è il minigun? Ah beh, peccato. Vabbè. Missione completata. $8,800. Una nuova safe house. Questa roccaforte personalizzabile. Personalizzabile poi. Ah no, me l'ha dato alla fine. Alla fine per personalizzazione si intende puoi upgradarlo, ma alla fine non è questa grande personalizzazione, eh? Potenziamento 1 e potenziamento 2. $18,000 ci entrano, siamo a 30,000. Volendo possiamo aspettare ancora un attimo. Però io direi di prenderci con 32 al prossimo. Ci mancano giusto $1,000 per fare questo, la rigenerazione. Però in realtà possiamo ancora andare a investirli. Possiamo andarli a investire per guadagnare altri soldini. Ad esempio, tu costavi $50,000 e ci daresti però $5,000 all'ora, che
Buttali via, voglio dire, buttali via. Va bene, direi di prenderci un po' di negozi qua che ci sono in giro e salutarci qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!